l'albero che stiamo osservando è un susino della varietà Santa Clara. È un albero come tutti gli altri di questo frutteto, fatto a forma di palmetta libera o palmetta irregolare, la chiama anche qualcuno. Cosa c'è da osservare come prima cosa? Perché quando ci mettiamo a potare un albero, la prima domanda che ci dobbiamo fare è se l'albero è vigoroso o se è debole, perché come abbiamo già detto in altre occasioni, la potatura di produzione è inversamente proporzionale alla vigoria, cioè più l'albero è vigoroso meno bisogna togliere produzione, più l'albero è debole più bisogna togliere produzione, perché l'albero deve riuscire a fare i frutti ma anche i rami per gli anni futuri. Se noi osserviamo quest'albero anche dal basso, noteremo che ci sono dei rami di un anno, questi rami 1, 2, 3, 4, che sono molto vigorosi, sono vigorosissimi, questo addirittura supera ampiamente i 2 metri, ma se ci alziamo vediamo che anche in alto abbiamo dei rami notevoli come dimensione, questo è uno, quello che sta dietro ancora maggiore, e anche sulla sinistra abbiamo lo stesso fenomeno, anche qui rami molto vigorosi, 1, 2, 3, 4, e questo poi che sta all'interno anche questo supera ampiamente i 2 metri. Questo fenomeno è dovuto al fatto che l'anno scorso il gelo ha praticamente distrutto tutta la produzione. Ovviamente l'albero in questo caso ha sfogato tutte le sue energie producendo dei rami notevoli. Ecco, questi rami vanno tutti eliminati, questi sono un fattore di squilibrio, guai a mai se noi lasciassimo rami di questa dimensione soprattutto in alto. Ecco, questo vorrebbe dire che la crescita di questi rami non si fermerebbe, cioè raggiungerebbero delle dimensioni enormi. Allora, come sempre, anche in questo caso, la potatura di produzione ovviamente, inizia sempre dalla punta. Qui dobbiamo scegliere quale punta lasciare. Ora, io così, osservandola da vicino, avrei deciso di lasciare questa come punta. Allora, se questa è la punta, questa parte qui va via e questa anche va via, perché di punta ce ne deve essere una sola e non devono farsi concorrenza. Ecco, questo taglio va già rifilato e masticato. Anche questo ramo così vigoroso va eliminato. La stessa cosa vale per questo che sta lì davanti e per questo che sta qui di lato. E anche questo assolutamente non può essere lasciato, soprattutto qui in alto. Idem dicasi per questo e la stessa cosa vale per questo. Qui abbiamo questa branca che è la quarta, di quarto ordine partendo dal basso, che ha un ramo come abbiamo detto prima che supera i 2 metri. Qui il taglio di ritorno lo andiamo a fare su questo, che pur essendo un ramo di un anno però è un ramo molto più debole. Ecco, ora qui abbiamo fatto la punta, adesso stiamo facendo la parte destra per chi osserva. E qui abbiamo una sottobranca che però dove va? Va a finire davanti al lastone, davanti al tronco.
questo non va bene perché creerebbe una zona d'ombra, e allora questa la togliamo. Poi qui abbiamo due rami molto vigorosi e qui non può essere lasciato né uno né l'altro, e allora il taglio lo andiamo a fare così. E qui dobbiamo lasciare la punta della branca, e allora questo è troppo vigoroso e questo è un verticale. Tra questi due ovviamente la scelta non può che ricadere su di questo, e questi qua vanno eliminati. Lo stesso discorso vale per questo, questo qui è quello che supera ampiamente i 2 metri, e allora in questo caso il taglio di ritorno lo dobbiamo fare qui. Questo potrebbe anche essere compatibile se non fosse che va nel senso sbagliato, perché qui siamo sulla branca più debole, la branca più bassa, cioè quella che ha bisogno di più tiraggio, però andando in senso contrario anche questo va eliminato. E così la parte destra è fatta. Questi rami, scusate ancora un attimo, questi rami messi qui sotto, questi rametti assolutamente non possono essere lasciati. Qui abbiamo ancora un ramo che avevamo dimenticato nella parte destra, nella branchetta. Ecco, questa qui invece è la sottobranca di questa branca, e qui anche abbiamo 2 rami enormi, questi vanno eliminati tutti e due, uno e l'altro qui, questi abbiamo detto vanno tutti eliminati, ancora questo pure va eliminato. Va eliminato quest'altro che è un verticale enorme, e anche questo perché è una doppia punta, mentre questo lo lasciamo come continuazione della branca, come prolungamento della punta. E adesso siamo alle prese con questo che è il maggiore in assoluto di tutti i rami vigorosi. E abbiamo detto prima che questo supera ampiamente i 2 metri, ma direi che è molto vicino ai 2,50 m. Questo è tipico comunque del susino e dell'albicocco, rami di più di un anno di questa dimensione. Ora passiamo dalla parte dietro e qui cominciamo a fare questa che è la punta, la branca, la punta della branca. Questo verticale non è compatibile, ma neanche questo, possiamo lasciare questa come punta. Lo stesso discorso vale per quest'altro, e poi qui abbiamo la branca di prim'ordine. E anche qui abbiamo dei rami assolutamente non compatibili. Non so se la telecamera riesce ad inquadrarli, comunque. Mentre questo invece possiamo lasciarlo perché rispetto agli altri è molto meno vigoroso. Lo stesso discorso vale per questa sottobranca. Via 1 e via 2, rimane da fare soltanto la punta,
e qui devo tirarla giù, altrimenti la telecamera non riesce ad inquadrare. Qui abbiamo un'unica scelta possibile, che è questa. Pertanto il taglio di ritorno andiamo a fare lì. Abbiamo ancora fatto una dimenticanza, questo ramo troppo vigoroso, c'è anche un eccesso di rami, andiamo a fare il diradamento. Questo ormai è un ramo esaurito, possiamo anche eliminarlo. Qui avevamo dimenticato questo ramo così verticale, non può essere lasciato.